Guardate un po' chi è arrivata. Cosa fai? Scappi via da noi, nullità? Andiamo, Frankie. Già. Oggi non prenderò proprio niente. Direi, con quella pancia che ti ritrovi. Dai, non prenderla sempre in giro. Senti chi parla, se ti va tanto di difenderla, perché non diventi la sua migliore amica? Secondo me le farebbe molto piacere, sta sempre da sola. Lasciala perdere, lei è sempre così. Eppure, Ceris, mi sento un po' in colpa. È da quando è iniziata la scuola che... Applewhite non ha proprio socializzato con nessuno. Già, inoltre ho sentito che le ragazze popolari della scuola le danno sempre del filo da torcere. Forse avete ragione, ma non è certo colpa nostra. Deve sapersi difendere prima o poi. Non è facile, Ceris. Pensa che la poverina è stata anche picchiata. Cosa? Dici sul serio? Le ragazze popolari la bullizzano. È da quando è arrivata a scuola che non le stanno dando tregua. Un momento, e tu come fai a sapere tutte queste cose? Fate finta come se non vi ho detto niente. Doveva rimanere un segreto tra me e lei. Accidenti, perché parlo così tanto? Sono proprio un disastro. Gigi, noi vogliamo solamente cercare di aiutarla. Laddove possiamo. Credimi, non è così facile. Voi non sapete di che cosa sono capaci quelle ragazze. Guarda un po' chi abbiamo lì, tutta sola soletta. Cosa hai intenzione di fare, Catherine? Voglio solamente divertirmi un po'. No, ferma, Catherine, non sono d'accordo. Tu non sei mai d'accordo, sei proprio noiosa. Vorrà dire che andrò io. Ehi, scusami. Lasciami in pace, devo andare a casa. Che cosa hai detto? Ho detto basta. Ehi, Rochelle, che cosa sta succedendo qui? Perché Apple è a terra? Scommetto che è inciampata, quella ragazza è talmente goffa. In realtà è stata Catherine a farla cadere. Meglio ancora, vorrà dire che mi divertirò anch'io. Basta, devo fermare questa follia. Il mio quaderno. Secchiona, secchiona. Perché non ti metti un po' a dieta invece di pensare sempre a studiare? Prova a schivare questi calci, così fai un poco di esercizio. Ferme! Basta, chiamo la professoressa, non ce la faccio più. Rochelle, forza, unisciti a noi. Ferme! È inutile che urli, tanto l'ultima campanella è già suonata. Nessuno ti sentirà. Avanti, rispondi. Rochelle, chi stai chiamando al telefono? Oh, Cleo, non ti avevo visto. Nessuno? Io stavo... ecco, Avanti, dammi il telefono, Rochelle. È un ordine. Voglio sapere chi stavi chiamando. Oh, Cleo, perché non ti unisci a noi? Ci stiamo proprio divertendo. Basta! Piuttosto, credo che Rochelle debba farlo. Ricordati, Rochelle, che devi ringraziarmi. Io ti ho salvato.
ti ho fatto diventare una delle ragazze popolari. Forza, vai a fare compagnia alle tue amiche. Va bene. Questa è la Rochelle che conosco. Mi dispiace, Apple. Posso sapere che cosa sta succedendo qui? Professoressa Long? Non è come sembra. Ho ricevuto pochi minuti fa una chiamata anonima che mi diceva che stava succedendo un vero e proprio atto di bullismo. Così mi sono precipitata. Professoressa, ho fatto io quella chiamata anonima. Clio! Appena sono arrivata qui, ho visto che Rochelle stava picchiando violentemente questa povera ragazza. Così ho subito pensato di chiamarla. Sì, appena sono venuta qui ho visto che Rochelle ha cominciato a picchiare questa povera ragazza. Sì, professoressa, è proprio così. Non anche tu, amica. Beh, tre testimoni contro uno. Rochelle, seguimi subito nel mio studio. Dobbiamo fare i conti. Clio, non ci posso credere. La prossima volta ci pensi due volte, prima di chiamare la professoressa. Mamma mia, quanto sei divertente, Clio. Già. Ormai non mi pensano neanche più. Oh? Apple, e tu che cosa ci fai qui? Sei stata dimessa dall'infermeria? Sì. Adesso sto meglio, grazie. In realtà, volevo ringraziarti per avermi difesa. Oh, non c'è di che. Va bene, ciao. Apple? Sì? Vorrei, ecco, che noi diventassimo... Mamma mia, è stupenda quella borsa firmata. Domani andiamo in discoteca, vero? Sì, anche alla spa. Guardate lì, ci sono le nullità. Mi fanno veramente pena. Ecco. Scusami, devo andare. Guarda un po' chi arriva. La nostra traditrice. Volevo parlarvi di una cosa seria. Mi dispiace di quello che ho fatto. Mi sono veramente pentita. Mi merito tutto quello che avete detto su di me. A questo punto farei qualsiasi cosa pur di ritornare nel vostro gruppo. Un momento. Hai detto qualsiasi cosa? Sì, qualsiasi cosa. Attenta a quello che dici. Dopotutto stai parlando con Clio. Proprio perché sono buona, accetto la tua offerta, cara Rochelle. Potrai rientrare nel nostro gruppo di ragazze popolari, ma dovrai prima fare qualcosa per me. Allora, Clio, che cosa vuoi che faccia? Vieni qui, te lo dirò subito. O questo o sei fuori dal gruppo. Va bene, accetto. Ora si ragiona. Oh, quando arriva? Non sono fatta per aspettare tutto questo tempo. Eccola. E Clio? Allora, Rochelle, che cosa aspetti a pubblicare il post su Facebook? Va bene, lo faccio adesso. Fatto. Inizia lo spettacolo. Oh, guarda! Apple White ha pubblicato qualcosa su Facebook. Ah? Guarda, Frankie, non credo ai miei occhi. Cosa? È appena un mese che sono in questa scuola. E già, fa schifo. Tutti gli studenti sono fuori di testa. E ognuno di loro ha un difetto. C'è quella che si chiama Peretta, che l'unico motivo per cui ha i capelli tanto grossi è perché non si pulisce il cerume dalle orecchie. C'è una studente che si chiama Abby, che non sa neanche parlare. È l'unico motivo per cui mette vestiti tanto larghi. Poi c'è per coprire la ciccia. Che anche se fa sempre la gentile con tutti, parla alle spalle. Ed è vegana solo perché prima era una vampira assassina. Poi c'è Gigi,
che la notte non riesce a dormire perché ha delle visioni strane e non ha mai baciato un ragazzo. Apple, io pensavo che fossimo amiche. E poi c'è quella Cerise, di cui nessuno sa la vera identità. Ma io in realtà l'ho scoperta. Lei è la figlia del lupo cattivo. Cosa? Ehi, Rochelle! Tutto bene? Cosa sono queste facce? Apple! Guarda un po' chi è arrivata. La pettegola. Già! Che problemi hai, signorina? Che cosa ho fatto? Perché mi guardate così? Siete arrabbiati con me? Non fare la finta tonta. Sappiamo che cosa hai pubblicato su Facebook pochi minuti fa. Non so come hai fatto a scoprire tutti i nostri segreti più imbarazzanti. D'altronde mi aspettavo che fossi una sorta di stalker inquietante. Ma sappi che non sei la benvenuta in questa scuola dopo un affronto così forte. Vergognati. Già, ti sei inimicata tutta la scuola. Non me lo aspettavo da te. Come hai potuto rivelare il mio segreto? Ragazze, ma di che cosa state parlando? Io non lo so. Ma io non ho scritto. Non ho scritto questo post. Non è colpa mia. Ci deve essere un errore. Sì, e chi l'avrebbe scritto al posto tuo? Sentiamo. Ma nessuno ha la mia password di Facebook. Sì, certo, vallo a dire alla preside, tanto sono sicura che ti espellerà per diffamazione pubblica. Non può essere vero, non può essere vero. Sì, brava, vai a piangere da qualche altra parte. Pettegola. Vuole rovinare la reputazione di questa scuola, non è vero, Rochelle? Sì, hai ragione. Bene. Clio, forza! La scuola è finita. Ce ne stiamo andando. Un solo minuto. Va bene, ma fai in fretta. Ok. Allora, dove eravamo? Venus, è inutile che stai dietro di me. Ho detto che ho bisogno di tempo. Ho detto che... In seguito al tragico ritrovamento del corpo senza vita della studente della scuola Cleo Denaille, le attività verranno momentaneamente sospese. Inoltre, si denuncia la scomparsa della studente Apple White. Nessuno si è accorta che sono rimasta qui. Devo dire che è molto bella la stanza di Cleo. È un peccato che rimanga qui, desolata. Vorrà dire... che diventerà la mia camera. Benvenuta, nuova me. Dovrò rimanere nascosta, ma ne varrà la pena. E poi, ad una, mi vendicherò di tutte loro. Devo solo aspettare che si dimentichino di me. Anzi, che dico, della vecchia me. Apple White è morta. Ma... è nata una regina. Queen White conquisterà la Legends Academy. You make me wanna die. I'll never be good enough.